Buongiorno e bentornati all'appuntamento con l'informazione. Apriamo con la cronaca. Attimi di terrore in via San Francesco ad Avezzano, dove una fuga di gas e la relativa esplosione hanno fatto crollare parzialmente una palazzina. Estratto vivo un 55enne che avrebbe tentato il suicidio con il gas metano. Il servizio di Alfredo Primante. Era ancora nel suo letto quando i vigili del fuoco lo hanno raggiunto facendosi largo fra le macerie della sua abitazione ed estratto ferito ma vivo. Attorno alle 9 di questa mattina un'esplosione ha gettato nel panico gli abitanti di via San Francesco ad Avezzano che hanno assistito impotenti al crollo parziale di un'intera palazzina. Alla base della deflagrazione una fuga di gas che i vigili del fuoco, dopo una prima ricognizione, hanno ipotizzato dolosa provocata proprio dal 55enne estratto vivo dalle macerie. La persona era nel proprio letto e da un'indagine che abbiamo compiuto così sommaria ci siamo accorti di un diciamo che la tubazione del gas non era stabilmente collegata all'impianto di adduzione, per cui dobbiamo ritenere che probabilmente questa fuoriuscita di gas sia stata provocata volontariamente dalla persona che forse era nell'appartamento. Assieme all'uomo ferite anche altre persone, tra cui un vicino di casa, mentre la madre del 55enne è stata portata in ospedale per accertamenti. Fortunatamente non abbiamo avuto gravi perdite per quanto riguarda la vita umana, ci sono dei feriti, sono tutti e due in ospedale, madre e figlio, pertanto speriamo che le loro condizioni non siano condizioni gravi. E per quanto riguarda il resto, purtroppo grande paura in tutto il quartiere, si è sentita questa forte esplosione, le case di fronte hanno subito dei piccoli danni, ma nulla di importante rispetto all'esplosione e ha quasi distrutto l'abitazione, pertanto molta apprensione, però fortunatamente insomma, non ci sono stati morti e questa è la cosa più importante. Oltre mezzo chilo di droga sequestrata ed un giovane in manette. Questo è l'esito di un'operazione portata a termine dalla Guardia di Finanza di Pescara nell'ambito della campagna di contrasto al fenomeno della diffusione delle droghe leggere, soprattutto tra le fasce di età più giovane, il cui consumo risulta sempre molto elevato. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria, con l'ausilio delle unità cinofile, nel corso di un controllo di un autovettura con a bordo due giovani che da Pescara si dirigeva verso Francavilla al Mare, hanno trovato nella tasca del pantalone del passeggero un panetto di hashish del peso di 100 grammi circa e nel corso della perquisizione domiciliare in casa del ragazzo alcune buste contenenti complessivamente circa 450 grammi di marijuana ed alcuni semi. Anche in casa del conducente dell'autovettura è stata trovata una bustina di marijuana ed un bilancino di precisione. Pertanto, su disposizione della Procura della Repubblica di Chieti, il passeggero 35enne residente a Francavilla al Mare è stato tratto in arresto ed associato presso la casa circondariale Madonna del Freddo di Chieti, mentre il conducente dell'autovettura, un 28enne anch'egli di Francavilla al Mare, è stato denunciato. La droga sequestrata sarebbe stata verosimilmente commercializzata lungo il litorale ed avrebbe fruttato alla vendita circa 6.000 euro. Ed ora passiamo alla politica. Giovanni Legnini, dopo la sconfitta alle elezioni regionali nel corso della trasmissione Moby Dick, in programma questa sera nella nostra emittente, ha espresso la sua lettura dell'attuale momento politico abruzzese e nazionale. Nel corso della trasmissione condotta da Giovanni Minicozzi, l'ex vicepresidente del CSM ha parlato anche dell'assegnazione dei seggi alle opposizioni, annunciando ricorso contro il risultato che assegna più seggi al Movimento 5 Stelle, nonostante il numero minore di voti ottenuti. Ascoltiamo. L'altro dato che risulta in qualche modo eclatante, direi paradossale, è il dato dell'assegnazione dei seggi in Consiglio regionale, cioè la coalizione guidata da Giovanni Legnini, 31,3%, elegge meno consiglieri del Movimento 5 Stelle che ha raggiunto il 20%. Qualcosa non va nella legge elettorale, Presidente? Beh, è una norma assolutamente inaccettabile, assurda, che viola un principio costituzionale indiscutibile, inderogabile, quello dell'uguaglianza
del voto. Non può essere che chi prende più voti prende meno seggi, chi prende meno voti prende più seggi. Un effetto paradossale di una norma scritta male, norma regionale scritta male, fu introdotta dal centrodestra nel 2013 e non è stata cambiata dal centrosinistra nel corso della passata consiliatura. Noi stiamo interloquendo nei modi dovuti, nel pieno rispetto delle prerogative della Commissione centrale presso la Corte d'Appello. Vedremo quale sarà il pronunciamento, ma se non saranno accolte le nostre ragioni, e se quindi si dovesse verificare quell'assegnazione a cui lei si riferiva, noi promuoveremo i ricorsi che la legge ci consente di promuovere e andremo fino in fondo, perché lo dobbiamo ai nostri elettori, lo dobbiamo a regole minimali alla democrazia stessa del nostro sistema democratico. In Consiglio regionale ci sono due opposizioni, quella guidata da lei e quella del Movimento 5 Stelle. Che tipo di rapporti potrebbero ipotizzarsi tra la sua opposizione, la sua minoranza, diciamo così, e quella del Movimento 5 Stelle? Perché il Movimento 5 Stelle è all'opposizione in Abruzzo ed è al governo. Questo è il dato politico eclatante. A Roma, non so per quando, le dico la verità, questo governo mi sembra molto vacillante, diciamo così, il conflitto è ormai permanente tra i due partner di governo. E d'altra parte, la maggioranza di governo di centrodestra è per una parte molto importante composta da una forza di governo, la Lega, per un'altra parte Forza Italia e Fratelli d'Italia composta da forze di opposizione al governo, quindi capisce che è una situazione molto interessante, diciamo così, molto interessante dal punto di vista dei posizionamenti politici. Noi avremo la posizione più netta, siccome ci opponiamo a Roma, ci opponiamo qui e costruiamo l'alternativa, costruiamo il futuro, per noi sarà più agevole avere posizioni. Il sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, difende il risultato elettorale ottenuto dal centro-sinistra nella sua città, nonostante nessuno degli assessori candidati abbia ottenuto un seggio a Palazzo dell'Emiciclo. È Lanciano, la città abruzzese, dove il centrodestra del neopresidente Marco Marsiglio non ha sfondato quota 40% alle recenti elezioni regionali. A sottolinearlo il sindaco Mario Pupillo, che rimarca anche come il centro-sinistra abbia tenuto in città, superando del 3% la media regionale. Se uscire con le ossa rotte significa raddoppiare i voti che noi avevamo nelle precedenti elezioni politiche, cioè il 18%, oggi siamo a 36, allora vuol dire che insomma qualcosa non quadra. Infine, le richieste al nuovo governo regionale a guida centrodestra con la pesantissima componente della Lega. In tema di sicurezza, tanto cara al leader Salvini, resteranno aperti i presidi giudiziari di Lanciano e Vasto? Il Tribunale, qui voglio vedere se dopo le promesse che hanno fatto i 5 Stelle di ridisegnare la geografia giudiziaria, che poi non si è concretizzata in nulla di sostanziale, se avranno il coraggio di far sopravvivere e adeguare i nostri tribunali. E quindi ho grande preoccupazione per una coalizione che governerà questa regione, in cui la Lega ha un ampio margine di manovra e che avrà paradossalmente all'opposizione i 5 Stelle, che a Roma invece governano, quindi sembra veramente paradossale. Ed ora andiamo all'Aquila, dove in comune, dopo il voto alle regionali, il sindaco Biondi potrebbe azzerare la giunta e redistribuire le deleghe. Gli unici posti sicuri al momento sono per gli assessori Piccinini e Mannetti, ma quest'ultima è corteggiata dal nuovo presidente della regione, che la vorrebbe con sé all'emiciclo come consulente. Il servizio di Daniela Rosone.
Il siluramento dell'assessore alla cultura e al turismo Sabrina Di Cosimo non sembra al momento ricucibile, nonostante il gruppo consigliare di Insieme per l'Aquila abbia espresso solidarietà alla Di Cosimo, auspicando un chiarimento col primo cittadino, che però sa tanto di atto dovuto. Oltre alla Di Cosimo e ad Annalisa Di Stefano, cacciata da Biondi per le frizioni tra Martino e Liris, il sindaco dovrà rimpiazzare l'assessore all'urbanistica d'Eramo, che intende dedicarsi alla sua attività parlamentare a Roma, e gli eletti il consiglio regionale, Emanuele Imprudente, Guido Liris, Roberto Sant'Angelo. Biondi potrebbe azzerare la giunta ridistribuendo le deleghe. Marsilio vorrebbe in regione anche l'assessore al traffico Carla Mannetti, come consulente e poi come direttore generale, ma lei non sembrerebbe intenzionata di lasciare il comune e Biondi vorrebbe trattenerla a tutti i costi. Si vedrà. In giunta resterà di sicuro Alessandro Piccinini, assessore allo sport e al commercio di Fratelli d'Italia. Si dovrà valutare però se rimarranno le stesse deleghe oppure cambieranno. Con lui all'esecutivo dovrebbe andare anche Ersilia Lancia, sempre di Fratelli d'Italia. La Lega dovrà sostituire Deramo Imprudente. Potrebbe rientrare Daniele Ferella, il capogruppo, e Tiziana Del Beato, che ha avuto un risultato importante alle recenti elezioni regionali. In giunta potrebbe entrare Vito Colonna del gruppo Insieme per l'Aquila e una casella resterà ai civici di L'Aquila Futura. Francesco Bignotti, assessore al sociale, potrebbe tirarsi indietro. In questo caso potrebbe entrare Luca Rocci. Potrebbe esserci un bello spazio anche per l'attuale capogruppo dell'UDC Raffaele Daniele, che è già presidente della Commissione Garanzia nella passata legislatura. Potrebbe avere deleghe importanti come le opere pubbliche o addirittura la carica di vice sindaco. Dovrebbe stare fuori invece Monica Petrella. L'ultimo posto in giunta dovrebbe andare ad una donna, probabilmente sarà una figura tecnica. Non è sicuro neanche il ruolo di Roberto Tinari, ma per sfiduciarlo servono le firme. Cambiamo argomento, il forum H2O esprime contrarietà al progetto denominato Luna MV, inerente alla costruzione per la realizzazione di alcuni esperimenti di un nuovo acceleratore con relativo bunker nel cuore del Gran Sasso. È un acceleratore di particelle, il progetto Luna MV, che dovrebbe essere realizzato in sala B dei laboratori all'interno di un bunker di cemento armato di 80 cm di spessore le pareti, che servono per schermare le radiazioni che si formano nelle attività sperimentali. È un acceleratore di particelle, quindi una macchina radiogena ufficialmente. Ovviamente questa schermatura blocca le radiazioni, questo certamente, però il problema è che ci possono essere eventi incidentali che sono ammessi anche dagli stessi laboratori di fisica nucleare, solo che loro ritengono che con le misure di prevenzione e di mitigazione possono essere in qualche modo gestibili, però noi facciamo notare che lì non ci devono proprio essere attività che comportano radiazioni, lo dice anche l'Istituto Superiore di Sanità, lo dice la legge, l'articolo 94 del testo 1 dell'ambiente vieta di mettere vicino alle captazioni dell'acqua potabile materiale radioattivo o sostanze pericolose. Peraltro usano anche alcune sostanze che possono dare anche incendi e sversamenti, quindi questa cosa è inaccettabile, anche perché poi non è immesso in sicurezza il sistema, lo ammettono loro stessi. La stessa Regione Abruzzo ha chiesto 170 milioni di euro per mettere in sicurezza il sistema del Gran Sasso, compresi i laboratori che evidentemente non sono in sicurezza, come dice anche la Procura. Quindi è veramente assurdo continuare a aumentare la pressione, il rischio incidentale in qualche modo anche, ma anche se fosse molto piccolo, però la vulnerabilità del Gran Sasso è molto alta e anche il valore. Voglio ricordare che un acceleratore di particelle un po' più potente di quello che voglio inserire nel Gran Sasso nel 2013 ha avuto un incidente nei laboratori J-Park in Giappone, di laboratori di fisica nucleare come il nostro, però in superficie, quindi una situazione anche più tranquilla. Ebbene, hanno irraggiato 30 ricercatori per questo incidente con materiale radioattivo e dopo l'hanno dovuto chiudere per 2 anni. E qui che facciamo in caso di incidente? Chiudiamo le captazioni per 2 anni per L'Aquila e Teramo? Beh, insomma, crediamo che lo stesso Istituto Superiore di Sanità comunque ha detto che è in contrasto con la normativa vigente.
La provincia di Pescara ha provveduto ieri alla chiusura del ponte sul fiume Nora in Contrada Vallemare nel comune di Cepagatti. Il sindaco Gino Cantò sta sollecitando in questi giorni la provincia per l'avvio immediato dei lavori, evitando così una paralisi commerciale per le attività del posto. Il servizio di Vestina News. Gino Cantò, sindaco di Cepagatti, la provincia ieri ha chiuso il ponte sul fiume Nora, questo è un grave problema per il comune di Cepagatti, però la stessa provincia non poco più di 6 mesi fa aveva limitato il traffico ai mezzi pesanti, questo non è andato bene perché il ponte è evidente che ha dei problemi strutturali. Sì, questo è un enorme danno per il paese, per tutti gli abitanti e per le attività commerciali. Il mio rammarico è quello che in 7 mesi purtroppo non hanno fatto niente. Questo crea un enorme danno alle attività commerciali della zona. Faremo di tutto per farli cominciare subito. Già abbiamo fatto la richiesta alla provincia che devono mettere i fondi disponibili. Parlano di 700.000 euro, quindi non sono milioni di euro. Quindi sicuramente l'importo è attendibile e i lavori possono essere immediatamente iniziati. Ci hanno chiesto una viabilità alternativa, però la viabilità alternativa sulla zona Ciarra noi l'abbiamo consentito. Abbiamo consentito questa viabilità alternativa a tutti i residenti, ai mezzi di soccorso, agli autobus, però ecco, per il momento non ci sentiamo di aprire a tutti, perché anche lì c'è un ponte sul fiume che però non è fatto in cemento armato, ma bensì in travi, per cui ecco, dovremmo vedere se la stabilità per consentire anche a tutti i mezzi di passare lì sia consentito. Ringrazio anche i tecnici che hanno monitorato per vedere la gravità del ponte. I tecnici sono stati a questo punto tempestivi, chiudendo il ponte e, come diciamo, grazie a Dio non è successo niente ai fini di una tragedia che poteva avvenire. Ci spostiamo ora all'Aquila, dove la ASL ha stabilizzato 108 precari, ma il problema del personale rimane cronico. Per noi Daniela Rosone. La ASL dell'Aquila stabilizza 108 precari e converte il loro contratto da tempo determinato a indeterminato. La delibera adottata dal manager della ASL Rinaldo Tordera, la numero 222 del 12 febbraio, riguarda figure professionali di profilo diverso già in servizio che entrano ora a far parte a tutti gli effetti della dotazione di personale dell'azienda. Ciò significa che le attività sanitarie e amministrative potranno contare su risorse umane certe e stabili, che non saranno più soggette all'incertezza di continue scadenze rinnovi contrattuali che possono mettere a rischio l'efficienza dei servizi. All'interno del nutrito numero di stabilizzazioni, la quota più ampia riguarda gli infermieri, 60, seguiti da ostetriche, 14, tecnici sanitari di radiologia, 14, 6 fisioterapisti, 6 logopedisti, collaboratori amministrativi professionali, 6 impiegati e tecnici della prevenzione nell'ambiente dei luoghi di lavoro, 2 unità. Le stabilizzazioni rientrano nell'ambito del piano di assunzioni 2018. L'immissione degli operatori nei ranghi della ASL a titolo definitivo va salutata come un fatto positivo, ma sul versante del personale sono necessari interventi molto più incisivi, ha detto Tordera. Attualmente la dotazione organica è insufficiente, ha detto il manager, e occorrono quindi nuove e adeguate misure. In particolare, per potenziare il personale di reparti e servizi è necessario aumentare il budget assegnato alla Regione e alla ASL. La carenza di personale è un problema sul tappeto da molto tempo ed è stata più volte al centro di incontri e analisi da parte del Comitato Ristretto dei Sindaci della ASL. Torniamo a Pescara, dove questa mattina sono stati inaugurati in via Calabria i nuovi sportelli dell'ufficio tributi, allo scopo di semplificare e agevolare l'accesso alle informazioni al cittadino, anche attraverso l'utilizzo di nuovi sistemi telematici. Oggi apriamo questo spazio, che è uno spazio sicuramente molto più frequentabile per i cittadini in un momento che sicuramente è complicato per la vita di ognuno, cioè quando si vanno a pagare i tributi comunali, che è un momento fondamentale per la comunità, però è giusto in qualche maniera accogliere il contribuente nei locali migliori che offrono anche maggiori servizi. C'è stato un adeguamento delle infrastrutture informatiche, come è normale
che sia in questo tempo, ma soprattutto stiamo attivando una serie di servizi dedicati a categorie speciali, in particolare anche di concerto con le associazioni di categorie, gli artigiani e i commercianti, di risolvere un po' il problema della determinazione degli spazi dedicati ai rifiuti speciali per da scomputare rispetto alla Tari, che è una cosa che ci hanno richiesto, rispetto alla quale cerchiamo di fare meglio, e anche rispetto ai patronati a dedicare delle linee speciali, insomma per fare in modo che il servizio possa essere erogato sempre nel modo migliore possibile. E ci saranno da quest'anno anche delle novità interessanti sul piano appunto delle opportunità tecnologiche per favorire il rapporto tra l'ente e appunto il cittadino, in questo momento che è il pagamento dei tributi. Un convegno a Palazzo Saliceti di Bellante, in provincia di Teramo, per parlare di agroecologia e turismo sociale. L'iniziativa è promossa dalle Proloco di Bellante e Ripattoni e si terrà sabato prossimo, 16 febbraio, a partire dalle ore 15. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Agroecologia, giornata formativa a Bellante il 16 febbraio. Tornare al passato pensando al futuro. Confronto su orti sociali, aziende multifunzionali e turismo rurale. Il convegno è promosso dalla Proloco di Bellante e la Proloco di Ripattoni in collaborazione con il Comune e si terrà a Palazzo Saliceti dalle 15 alle 21. La nostra amministrazione è molto vicina a questo settore e ogni anno facciamo il punto della situazione per vedere il settore come sta andando e dove bisogna andare. L'agroecologia è tutta quella serie di pratiche e di misure, di modi di fare agricoltura che sostengono e conservano l'ambiente e allo stesso tempo conservano l'economia dell'azienda e, direi anche importante, conservano la qualità del cibo, delle cose che noi mangiamo. Questo richiede un certo rivedere come facciamo le cose in questo ambiente. L'azienda multifunzionale è l'azienda che fa ovviamente un prodotto sia agroecologico, biologico, che entra proprio nel circuito di questo tipo di produzione, che vuole vendere direttamente a chilometro zero o attraverso dei canali di distribuzione, sia gruppi d'acquisto, o anche fare il turismo ricettivo, e quindi lì subentra la fattoria didattica, la fattoria sociale, o anche fare il percorso di far conoscere l'azienda, far conoscere le proprie tecniche di produzione, i propri prodotti, insomma, anche perché chi viene di solito, che sono stranieri oppure gente che vive in città, per loro questo è un mondo da scoprire, non è dato per scontato. Noi che lo viviamo al giorno per giorno pensiamo che sia la normale, ma per chi non lo vive è un'esperienza, e noi puntiamo sul turismo esperienziale anche, stiamo creando una rete di queste aziende sia per i mercati itineranti, sia per il turismo ricettivo e anche per la distribuzione di questi prodotti. Dopo Atri e Pescara, gli artisti resistenti scelgono la notte di San Valentino per posizionare le mani che affogano lungo la scalinata del Duomo di Teramo. L'installazione, ritenuta abusiva, è stata sgomberata questa mattina dai vigili urbani tra la tristezza generale dei presenti. Per noi sempre Tania Bonnici Castelli. Innamorarsi a Teramo, l'iniziativa culturale e amorosa ideata dall'amministrazione comunale in Piazza Martiri, gradita ai teramani, durerà fino a domenica. E a parlare d'amore è stata anche e ancora l'arte resistente, che la scorsa notte ha messo in scena sulle scale del Duomo di Teramo l'installazione delle mani che annegano nel Mar Mediterraneo. Così la città si è svegliata con questa immagine evocativa e drammatica accanto all'angolo rosso e romantico dedicato agli innamorati. L'idea artistica è quella di voler far riflettere sulla morte di migliaia di immigranti, spesso donne e bambini, che ogni giorno affogano senza poter toccare riva. Gli artisti resistenti sono dunque arrivati anche a Teramo, dopo Atri e Pescara. Insieme alle mani hanno lasciato in terra dei cartelli con scritte poetiche in dialetto teramano, frasi che paragonano l'attuale politica autoritaria di Salvini contro l'immigrazione al fascismo che fu. Pensieri in rima che ricordano alle nuove generazioni che Teramo è stata una città di partigiani e di persone generose. L'installazione delle mani dei naufraghi è stata però ritenuta non autorizzata e quindi abusiva. E tra la tristezza generale dei presenti che hanno assistito alla scena, i vigili urbani di Teramo hanno dovuto sgomberare tutto.
Nel portabagagli dell'auto di servizio della Polizia Municipale sono state così ammucchiate quelle mani abusive che, nonostante tutto, sembravano ancora chiedere aiuto da dietro il vetro posteriore della vettura che le portava via. Apriamo la pagina sportiva con la Serie B. Seduta pomeridiana per il Pescara in vista del posticipo di Crotone di lunedì sera, che sarà diretto da Rapuano di Rimini. Nella linea di difesa si rivedrà Gravion, partirà dalla panchina Campagnaro, Balzano e Ciofani confermati terzini anche per via delle non perfette condizioni di Del Grosso. Per il resto si dovrebbe rivedere lo stesso assetto della gara di Foggia. Il portiere Vincenzo Fiorillo intanto tra pochissimo supererà Paolo Bordoni come secondo portiere con più presenze in bianco-azzurro. Poi ci sarà solo l'indimenticato Gino Di Cenzo, primo a quota 220. Il servizio di Paolo Renzetti. Vincenzo Fiorillo è nella storia del Pescara, due partite per raggiungere le stesse presenze, il numero delle stesse presenze di Paolo Bordoni, e davanti c'è solo Gino Di Cenzo, indimenticato portiere del Pescara. Sì, se non sbaglio, come mi ha detto Massimo, forse con la partita contro il Padova riuscirei a superare Paolo, che è a 139. È un traguardo di cui sono, dico la verità, orgogliosissimo, perché non tanto per il record in sé, ma per aver avuto la fortuna, ecco, di disputare 140 partite con questa maglia. Ci tenevo molto e spero di, non dico di raggiungere Gino perché ora è un po' presto, però quello sarebbe davvero un bel traguardo. Sei già una bandiera dei tifosi della piazza? No, io non sono una bandiera, io sono una persona che non veste panni del calciatore, quindi sono apprezzato perché forse non indosso tante maschere, quindi fino ad oggi quello che ho detto l'ho sempre dimostrato poi in campo, quindi se uno dà credibilità alle parole che dice è più facile essere apprezzato. Parliamo di calcio giocato, di questa gara di lunedì a Crotone, dove ritroverete anche due ex Pettinari e Benali. Sì, due ottimi giocatori, lo dicevo già prima, ma tutto sommato una buona squadra che quando incappi in queste annate non è semplice venirne fuori. Ma questo non vuol dire che in una partita singola non ci siano difficoltà, perché conosciamo bene quel campo e andare a prendere i tre punti lì sarebbe importantissimo. Il Benali che nella gara di andata ti giocò un brutto scherzo con quel gol da quasi 60 metri. Sì, Benali fece una prodezza che secondo me in questo campionato pochissimi giocatori riescono a fare, ma lui, come ho detto già prima, per la categoria secondo me è un lusso. Speriamo adesso noi di fargli uno scherzetto lunedì sera. Andiamo in Serie C, seduta di rifinitura questa mattina per il Teramo in vista della gara di domani pomeriggio contro il Monza. Le indicazioni danno Zecca ancora indisponibile dopo il problema accusato sabato scorso con Rimini. Dovrebbe essere confermato Gomis tra i pali, per il resto l'11 dovrebbe non discostarsi molto da quello che Maurizi ha schierato nelle ultime settimane. Il servizio di Jacopo Forcella. Col Monza senza Giacomo Zecca, sarebbe questa la sensazione delle ultime ore in casa Teramo? Questa mattina ha svolto la seduta di rifinitura in vista della gara di domani pomeriggio contro i Biranzoli. L'attaccante scuola Sassuolo infatti ha lavorato a parte dopo il problema accusato 6 giorni fa nella gara contro il Rimini. Maurizi sperava di poterlo portare almeno in panchina, ma le sensazioni della seduta non sembrano essere così positive. E allora ci sarà un'altra opportunità davanti per Claudio Sparacello, che martedì sera non ha convinto pienamente in una partita nella quale però il Teramo è andato tutto ben sotto la sufficienza. Dunque, l'ex trapanese farà coppia con Infantino nel 3-5-2, che vedrà ancora i box Alessandro Celli, il cui problema fisico lo porterà a tornare in gruppo solamente la settimana prossima in vista della trasferta di Ravenna. Di conseguenza potrebbe esserci spazio ancora per Armeno a sinistra, con il ballottaggio tra Ventola e Spighi sulla parte opposta, anche se il primo sembra favorito, visto che il secondo ha giocato praticamente l'intero match di martedì sera. Sappiamo che è una squadra forte, a gennaio hanno acquistato diversi giocatori importanti, ma noi questo non ci deve fare pensare oppure avere pensieri negativi.
dobbiamo essere carichi perché dobbiamo rifarci da questa brutta prestazione, diciamo. In sostanza, la formazione che scenderà in campo potrebbe non discostarsi molto da quella base che Maurizio ha schierato nelle ultime settimane, con Gomis che potrebbe essere confermato tra i pali per la terza gara consecutiva. Ma stavolta il diavolo se la dovrà vedere con un avversario molto rinnovato, decisamente più pericoloso di Rimini e Fano, ma contestualmente con la decisa necessità di fare il risultato per cancellare quanto visto, anzi, non visto, martedì sera. 9 reti in campionato e il Francavilla sale ancora in classifica. I giallorossi infatti stanno beneficiando della vena realizzativa di Dos Santos, tornato a segnare come gli è spesso capitato nelle passate stagioni. Per noi Ania Cantagalli. Invece nel primo tempo cosa non ha funzionato? L'atteggiamento magari non è stato dei migliori? Può darsi, perché siamo entrati in campo un po' mosce, ma credo che sia dopo abbiamo rimesso in carreggiata quello che sappiamo fare. No, sono contento per i ragazzi, anche volevo fare anche auguri al mio compagno, al Pocio, a Banegas, che oggi è il suo compleanno. Gli avevo promesso a lui che avevo fatto un gol e avevo dedicato a lui, quindi buon compleanno al Pocio. Hai ritrovato Banegas, ma hai ritrovato anche un altro compagno molto importante per il Francavilla, ovvero Palumbo. Sì, Cocò è rientrato, dai. Non serve manca parlare del valore suo tecnicamente in campo, ma pure per la squadra, quindi stiamo a guadagnare tutto che è rientrato lui. No, credo che il gruppo è il massimo e sto dando un contributo ai miei compagni, comunque stiamo a far bene e dobbiamo dare il massimo per arrivare ai playoff. La partita lo sapevamo che era tosta come tutte le altre partite, indipendente dalla classifica loro, sapevamo che era una buona squadra e abbiamo visto in campo che non è stata una partita tosta. Credo che adesso siamo più consapevoli nella testa nostra che siamo una squadra forte, se stiamo con la testa, che dobbiamo correre più delle altre, dobbiamo dare il massimo, quello per fare i playoff. Anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che potrete rivedere i nostri servizi sul sito internet www.tv6.it. Appuntamento con l'informazione alle 19. Buon proseguimento di giornata.